ogni anno 1.200.000 morti nel mondo. La guerra che si combatte ogni giorno per le strade coinvolge tutti, guidatori e pedoni, un argomento che si deve cercare di introdurre sempre di più anche nelle scuole per insegnare le regole di comportamento e di rispetto degli altri attraverso l'osservanza del codice della strada. Nel salone del Palazzo Arcivescovile, in Largo Donna Regina, questa mattina si è tenuta la cerimonia conclusiva della quarta campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promossa dall'Automobile Club Italiano insieme con la Diocesi di Napoli. L'iniziativa quest'anno si è avvalsa della originale adesione di Papa Francesco che, in occasione della sua visita a Napoli, oltre al gesto simbolico del casco indossato sul lungomare, aveva lanciato un messaggio in difesa della sacralità della vita e della sicurezza stradale. Durante la cerimonia sono state premiate le forze dell'ordine che si sono distinte in azioni di contrasto alle violazioni del codice, ma anche i lavori più originali dei partecipanti al concorso, che ha coinvolto quasi 300 parrocchie e centinaia di alunni delle scuole. I ragazzi sono attenti, si è fatto un grande lavoro istituzionale e pedagogico, nelle scuole c'è grande sensibilità, anche nelle famiglie. Ci sono ancora tanti comportamenti non virtuosi sui quali bisogna incidere. Come ho detto nel mio saluto, la cosa più bella della vita è la vita stessa. Quindi in alcuni momenti non si pensa al rischio per la propria incolumità e quella degli altri, invece bisogna stare molto attenti. Basti pensare alle persone che mentre stanno al volante scrivono SMS sul cellulare, quello è un comportamento per esempio pericoloso come tanti altri, quindi bisogna stare molto attenti. Anche qui reclamiamo il comportamento, devo dire, irresponsabile del governo, che se taglia risorse alle forze dell'ordine abbiamo meno forze dell'ordine per le strade, se taglia le risorse ai comuni abbiamo meno soldi per avere strade più sicure, con meno dislivelli, meno buche. È un tema, la sicurezza significa anche denaro. Il governo nel tagliare taglia anche la sicurezza. Ogni giorno siamo impegnati per fare tanto, diamo il massimo. Se però chi ci deve dare risorse per far di più non ce le dà, bisogna sapere esattamente e con precisione chi è il responsabile del fatto che non si riesce a garantire la sicurezza che vorremmo. Quando i sindaci si lamentano, protestano e si arrabbiano di fronte ai tagli del governo è perché con quei tagli noi non riusciamo a rinnovare gli autobus e quindi non abbiamo gli autobus che vorremmo, non riusciamo a completare tutte le strade che vorremmo, non riusciamo a sistemare tutte le scuole che vorremmo. Quindi c'è un responsabile ben preciso, che è il governo, che pensa alle grandi opere pubbliche, ai grandi eventi faraonici, e poi noi abbiamo scuole che non riusciamo a manutenere, strade che non riusciamo a riparare dalle buche. Quindi è un tema molto molto chiaro, i sindaci su questo si sono espressi tante volte, ma mi pare che c'è ancora una forte sordità di chi deve ascoltare.